Uomini e donne. Donatella su Silvio. L'ostacolo tra loro sono i soldi. La dama si svela in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine e ammette che a frenarla è la situazione economica. Cosa frena Donatella De Giorgio e Silvio Venturato a Uomini e Donne? I due si stanno conoscendo ormai da diverse settimane e tutto sembra procedere a gonfie vele. Eppure c'è qualcosa che sta tenendo entrambi ancora incollati nei parterre del trono Over. A parlarne è la dama in una nuova e inedita intervista per Uomini e Donne Magazine. Qui innanzitutto svela che il programma le ha proprio salvato la vita. Donatella è sempre stata una fan del dating show di Maria De Filippi, ma a iscriverla è stata uno dei suoi figli. A distanza di più di un anno dalla morte di suo marito, Massimo Borracci, noto nuotatore e allenatore della nazionale, la dama stava attraverso una fase fin troppo buia della sua vita. Ricorda ancora l'ultima chiamata ricevuta dalla redazione, quella che l'ha spronata a partecipare alla trasmissione. Avevo detto a mio figlio che proprio non ce la facevo più. Uomini e Donne è un po' come se mi avesse salvato la vita, spiega Donatella. E il primo uomo a colpirla nel parterre è stato proprio Silvio, che già aveva notato da casa durante la sua conoscenza con Gemma Galgani. Sono tanti gli aspetti positivi che ha individuato nel cavaliere. È molto attento, dolce e con lui si può parlare di tutto. Inoltre, la fa sentire molto apprezzata fisicamente. Ma c'è qualcosa che ancora frena entrambi e in particolare lei. La sua preoccupazione riguarda l'aspetto economico. Mi preoccupa un po' la nostra situazione economica. Siamo due pensionati. Io prendo la pensione di reversibilità di mio marito perché ho sempre fatto la mamma e mi aiuta anche mio figlio economicamente. Non so se potremmo farcela ad arrivare a fine mese, qualora decidessimo di proseguire e fare un passo avanti in questa relazione. Se credo a due cuori e una capanna? Ci credo, ma comunque a fine mese bisogna arrivarci. Queste le parole usate da Donatella, in modo abbastanza schietto, per spiegare qual è l'ostacolo che si è presentato nella sua frequentazione con Silvio. Bisognerà capire, a questo punto, come andrà avanti questa conoscenza. Nella sua vita la dama ha fatto tanti lavori, come quello di indossatrice per grandi maison di moda e la cameriera. Ma le è sempre piaciuta l'idea di stare a casa e crescere i suoi figli. Insieme al suo defunto marito, Massimo Borracci, ha deciso di fare questo, anche perché potevano permetterselo. Dopo la morte del nuotatore, il suo cuore è rimasto bloccato. Si sente meno libera, ricorda che suo marito era un signore. L'ha conquistata senza forzarla in nulla e ancora oggi le grandi gioie della sua vita sono legate a lui, il loro matrimonio e la nascita dei loro figli. Tornando all'esperienza a UED, Donatella ammette che in questi lunghi anni ad aver attirato la sua attenzione in positivo è sempre stata Gemma Galgani. Le è sempre piaciuta e trova che sia una donna di grandissima classe ed eleganza. Ma precisa che la dama torinese sembra che la guardi sempre un po' male.
questo probabilmente perché Silvio è una sua vecchia conoscenza.